Salve a tutti, io sono Nidio e questo è Al 4+. Darkest Doom, probabilmente uno dei giochi più complessi che abbiamo mai visto qua sul canale. Si tratta di un gioco competitivo da 1 a 4 giocatori, quindi c'è anche la possibilità di giocarlo in solitario, che vedrà la luce su Kickstarter a partire dal prossimo 29 marzo, quindi tra pochissimi giorni, appena una settimana. Come dicevo, di cose da dirvi ce ne sono così tante che cercherò di essere il più schematico possibile in questo video, perché se no non finiamo più. Quindi io direi di partire subito dalla trama, perché di lore, di ambientazione di sottofondo ce n'è veramente tanta, quindi partiamo da una panoramica sulla trama. Durante un giorno di celebrazione, mentre la grande sacerdotessa stava per far partire un rituale, venne meno il sigillo che intrappolava Mash, lo sciamano delle tenebre, che avvolse il mondo nella completa oscurità. Neppure lo sforzo dei quattro gloriosi guardiani riuscì a salvare il nefasto destino di tutte le creature viventi. Con l'ultima briciola della sua energia vitale, la sacerdotessa riuscì a risvegliare lo spirito di Eon, il quale fece tornare il tempo indietro di 9 giorni, nel momento esatto in cui le tenebre hanno iniziato a diffondersi. Adesso i quattro guardiani sono tornati in vita e sanno a cosa vanno incontro. Ce la faranno stavolta a distruggere le tenebre e salvare il mondo. Quello che vi ho appena fatto è un semplice riassunto dell'ambientazione, ma nel regolamento stesso ci sono paginate intere dedicate ad approfondimenti sui singoli personaggi, sull'ambientazione, anche su personaggi magari non giocanti ma che fanno parte di questa ambientazione. Ok, ma vista la storia, com'è il gioco? Allora, il gioco intanto è competitivo. Io devo dire, la prima volta che ho sentito la storia, non me l'aspettavo competitivo, me l'aspettavo quasi cooperativo, perché alla fine sì, l'obiettivo è quello di salvare il mondo dalle tenebre, però è anche vero che ognuno di questi guardiani punta a diventare lui poi il cavaliere prescelto, quello che ha salvato il mondo. Perciò è anche bello durante la partita vedere questa competizione, perché un po' di cooperazione ci dovrà essere. Il gioco è messo come totalmente competitivo, però giocandolo ci siamo accorti che un po' di cooperazione nel dire ok, ci sono queste creature, stanno attaccando questa città, però un minimo in alcuni momenti ci dovrà essere, anche se poi lo spirito competitivo prende il sopravvento nel 99% della partita. Partita che dura 9 round, proprio i 9 round che sarebbero ognuno un giorno di tempo che hanno i guardiani per salvare il mondo, perché sì, vi ho detto, è competitivo, ognuno deve fare un punteggio più alto, però attenzione perché le tenebre potrebbero distruggere tutto prima di arrivare alla fine dei 9 giorni, e in tal caso allora la partita sarà finita prematuramente. Ho parlato anche troppo nell'introduzione, io vi vorrei far vedere un po' il gioco in azione. Partiamo con il setup già fatto, perché il setup è semplice, non è così complesso, però è lungo, perché metti i segnalini qua, metti il mazzo di questo tipo, poi non ci sono particolari cose da fare, non c'è tipo da mettere questa carta in fondo, questa in quella, cioè sono tutte cose semplici, ma bisogna prendere ogni mazzo e metterlo nella sua posizione, quindi sarebbe stato un po' lungo da mostrarvelo. In ogni caso vediamo uno spezzone di gameplay in cui vi spieghiamo a grandi linee come funziona il gioco. Ovviamente non possiamo spiegare tutto nel dettaglio perché servirebbe un tutorial di un'ora, però non è neanche l'intento di questo video. Qua noi vogliamo darvi un'idea di quello che può offrire il gioco. Chiaramente poi se uno volesse entrare nel dettaglio delle regole ci sarebbe molto altro da dire. Quindi per farla il più semplice possibile, mettete la plancia, mettete tutti i componenti a giro, ognuno sceglie uno dei 4 eroi disponibili e siete pronti per iniziare. Boom! Te! Chakalaka hey! Ma sì, come me, Siamo qua a giocare, siamo qua con Yaki, Tino, Filos, io sono sempre Nidio. Ognuno di noi ha un personaggio differente, io ad esempio ho Sela, e ognuno parte da un angolo diverso della mappa con un colore differente. Il nostro obiettivo durante la partita sarà quello di completare delle quest che ci verranno assegnate durante la partita, che sono queste carte che peschiamo qua giù, e le quest consistono nel raggiungere determinate zone della mappa per fare poi anche alcune cose scritte sulle carte, quindi completare quest e poi raggiungere uno dei 4 finali possibili. Il gioco è competitivo, quindi ognuno dovrà per conto suo cercare di raggiungere questi finali. Ora, in questa prima fase vorrei anche spiegarvi tutto ciò che c'è sulla mappa e spiegarvi il setup. Il problema è che sarebbe una cosa estremamente lunga. Ad esempio questo è il tracciato della fama giornaliera, che alla fine di ogni giorno si azzera. Questo è il tracciato della fama nelle città, perché come vedete ci sono anche una città. Ci sono 4 città nella mappa e ognuno potrà prendere il controllo di anche più di una città. Questo è il tracciato dei round, perché ci saranno 9 round. La partita è composta da 9 diversi round e ciascun round è diviso in 2 fasi. La fase dell'alba e la fase del crepuscolo, nightfall, forse più notte, notte profonda, no? Giorno e notte, dai. Giorno e notte. Noi attiveremo i nostri personaggi sia durante il giorno che durante la notte, e i nostri personaggi avranno
tre azioni da poter sfruttare durante la loro attivazione. Nella fase di giorno pescheremo carte e attiveremo i nostri personaggi, appunto poi vedremo le azioni. Nella fase di notte sì, attiveremo i nostri personaggi, ma prima di attivarli attiveremo anche i nemici, perché come vedete qua è pieno di nemici. Impariamo il gioco guardando un turno in azione. Guardiamo. All'inizio innanzitutto ognuno pesca un numero di carte da questi tre mazzi a scelta in base al valore della saggezza, che è questa qua che vi sto indicando. Ad esempio io ho pescato queste tre carte. Alcune carte ti possono potenziare l'armatura o l'attacco, altre carte possono dare dei malus agli altri giocatori, o infine delle carte potrebbero esserti di aiuto ad esempio per attaccare i mostri o fare altro ancora. Però dopo aver pescato le carte si inizia con i turni e parte Tino. Nel suo turno lui può fare tre azioni. Le azioni disponibili sono varie. Un'azione è molto semplice, è il movimento, muoversi da una zona all'altra. No, allora dichiaro la mia missione. No, attenzione, lui può gratuitamente dichiarare la propria quest. Come vi ho detto, ogni giocatore ha una quest. La quest vuol dire raggiungere un luogo. Qua c'è la mappa stilizzata e nella mappa stilizzata c'è scritto il luogo da raggiungere. Ora gli altri non lo vedono, il mio luogo è questo laggiù. Nel caso di Tino, lui aveva un luogo nascosto e lui ha deciso di dichiarare la zona che deve raggiungere. Cosa vuol dire questo dichiarare? Vuol dire che avendolo dichiarata noi sappiamo dove deve andare, quindi potremo fermarlo nel raggiungere quella zona. Ma se la raggiunge, quindi sapendo noi dove deve andare, prenderà più punti fama, che come vi ricordo è questo tracciato qua. Questa cosa l'ha fatta gratuitamente, ti mancano ancora i tuoi tre punti azione. Uno, ok, quando entri, come vedete ogni zona della mappa ha un'abilità diversa, riassunta anche in questa carta qua. Ad esempio lui è entrato ora in una zona con la pianura. Comunque non faccio nessuna azione, spendo le altre due azioni per entrare sulla montagna. Ok, per entrare nella montagna, perché, con questo c'è anche scritto poi nelle abilità, per entrare nella montagna c'è bisogno di due azioni. Qual è il vantaggio della montagna? Che ad esempio non nella può essere... Nella mia prossima fase di movimento, invece di fare un movimento solo, con un'azione faccio due movimenti. Due movimenti. La montagna ha anche un altro vantaggio, cioè che non può essere oggetto ad esempio di attacchi a distanza, eccetera. Quindi sei un po' protetto anche nei confronti dei mostri. E poi ti muovi più velocemente, l'unico malus se che hai usato due punti azione per salirci sopra. Dopo che Tino ha finito la sua attivazione, si passa al secondo giocatore, che, attenzione, non è senso orario, antiorario, è l'ordine proprio qua che abbiamo stabilito all'inizio lanciando il dado, dopo ovviamente che dipenderà da vari fattori del gioco. Quindi, allora, io potrei fare un'azione, vado nella foresta, poi passo alla piana, scarta tre carte perché è un'abilità passiva della pianura. Può scartare tre carte per ottenere soldi. Io spendo 3 oro. 3 oro è tantissimo. Per mettere Faccelo vedere. In pratica il mo' adornato. Queste carte, che sono quelle che abbiamo in mano, quelle che abbiamo pescato, hanno tutte un costo di attivazione, un costo di per giocarla e un'abilità. Il costo per giocarla varia a seconda del tipo di carta. In questo caso è una carta armatura. Quando giochi questo elmetto guadagni 2 punti fama, che ricordo sono quelli di questo tracciato, che servono per tantissime cose durante la partita. Non solo, come attivazione di questa ottiene uno scudo automatico. Cosa vuol dire attivare questa? Perché come vedete qua sotto c'è un altro numerino. Questi sono i punti decadimento. Lui metterà subito 2 segnalini decadimento su questa carta e per ogni volta che l'attiva toglie un segnalino decadimento. Quindi in questo caso lui potrà attivare 2 volte questo elmetto. Quello che farò io adesso è muovermi saggiamente, è usare l'abilità, la tattica. Mi muovo nella pianura, dopodiché mi muovo nella foresta, dopodiché mi muovo nel portale fine. E tocca infine a Philos. Allora, io faccio una cosa molto interessante. Perché la fai te? Certo. Che non lo sarebbe interessante. Esatto, sì. Ho fatto uno. Due. Sì. E ho fatto la missione. Non ci vedo. Che schifo di persona. Cosa c'è da sapere della quest? Prima, quando uno riceve la quest, deve fare 2 cose. Prima di tutto, scegliere quale caratteristica, mettendo questo cubetto, quale caratteristica aumenterà quando la quest verrà completata. In questo caso lui ha scelto la vita, il cuore, e perciò ora tra poco aumenterà il suo valore di vitalità da 3 a 4. Sì. Però prima di tutto deve tirare un dado, perché come vedete qua sul valore, sulla carta della quest, c'è al centro un dado con un meno, un D10. Lui adesso tirerà il D10 e dovrà fare un valore, visto che c'è il meno, inferiore
alla sua caratteristica che ha deciso quindi, di aumentare. Quindi Pippo non è stato molto saggio, non è stato poteva molto prendere quella più alta. Perché dovrà fare solo uno o due. Esatto. Tira pure il dado. Se fa uno o due. Questa qua, indipendentemente dal risultato del dado, aumenta la caratteristica. Quindi quello lì da 3 a 4 non importa se ha fatto meno. Ma il fatto di aver fatto in questo caso 0, quindi meno di 3, gli permette anche di guadagnare una reliquia. Qua ci sono 3 reliquie e lui, sempre quando riceveva la quest, poteva scegliere una di queste 3 reliquie. Visto che ha fatto meno della sua caratteristica, può ottenere la reliquia che aveva scelto, che in questo caso è il bambocciolo, è la bomba santa di Worms. Sì. È la reliquia degli antichi, che a che cosa serve questa, vi chiederete voi. Ogni reliquia ha un effetto differente. Questa qua gli permette di giocare determinate carte, quindi come costo delle carte. Ad esempio quest'altra reliquia permette di raggiungere una delle condizioni di fine partita, mentre questa in basso, la lanterna, permette di attivare questo mostriciattolo, che anche se sembra uno dei nemici come gli altri, in realtà questo no, vi aiuta durante la partita. Prendi subito questo affare, trovolo, sì, e mi metto un equipaggiamento. Ti metti un equipaggiamento, come vedete abbiamo appena detto, può essere usato come costo per giocare una volta. E l'abilità anche in questo caso avrà 2 segnalini di decadimento su 10, quindi potrà attivare 2 volte questa abilità e gli permetterà di avere 2 scudi. Finita la fase di giorno, si passa alla Nightfall Phase. All'inizio della fase di notte si toglie il primo simbolino di questi, che sarebbero in pratica i cuori della pretessa che è ancora in vita e piano piano vengono persi. E si aggiunge questo segnalino all'interno di questo sacchetto. Prego Yaki, per favore, non ho mani. Perché poi da quel sacchetto sarà, ogni tanto durante la partita dovremo pescare e succederanno cose diverse, per lo più per l'attivazione dei mostri. Come seconda parte della fase di notte bisogna girare queste 2 carte, questa e questa. Queste carte ti dicono i nemici che si genereranno e dove si genereranno, perché come vedete su questa carta qua, queste sono le tipologie di attivazioni che ci saranno, che potrebbero essere nemici come no. Questo primo simbolo vuol dire che si attivano, guardando la carta della mappa, l'altra carta in pratica che è stata girata, si attivano questi simboli qua, cioè bisogna mettere una Dark Pool, si chiamano, queste specie di... e vengono messe in queste zone della mappa. E poi c'è il secondo simbolo. Questo simbolo vuol dire che si mette un Dark Filament. Cosa sono i Dark Filament? Tutti questi qua che sono qua. Belli, guarda, non sono cascati a terra. Rappresentano il male che sta prendendo parte di questo mondo. E mettete uno di questi Dark Filament, in questo caso nel tempio più vicino al primo giocatore. In questo caso il primo giocatore è Tino, il tempio più vicino è quello. Allora, è importante sottolineare che i Dark Filament sono una cosa negativa per tutti. Anche se il gioco è competitivo, i Dark Filament sono negativi per tutti. Perché? Perché quando tutte le 4 città e i 4 templi hanno su di loro 3 filamenti ciascuno, quindi tutti hanno 3 filamenti, abbiamo perso la partita. Dopodiché bisogna attivare anche l'effetto qua sotto, che in questo caso dice: ogni giocatore rimuove un decay token dalle armature che costano soldi. Oh, grazie. No, veramente? Ho messo ora! Grazie. Che cosa, sono soldi? Qui il mio... No, io non lo faccio. E scartano una carta casuale dalla propria mano. Sì, e poi... Vabbè, la carta mi porta la seconda, io lo levo. Dopo aver attivato questa carta, in realtà si attiverebbero le creature, per l'appunto non ci sono creature in gioco. Dopodiché, nella fase di notte, di nuovo noi ci attiviamo. È notte! Alcune carte quest hanno un simbolino qua, che è il libro di Bethel. Quando completate questa, dovete andare a cercare nelle quest la prima carta che abbia lo stesso libro, ma... arancione, che in questo caso non è la sua quest questo, ma bisogna posizionare un libro di Bethel in questa posizione che c'è scritto qua. In questo caso quindi prendete un libro di Bethel, che è questo segnalino qua. Il primo giocatore che andrà qua prenderà questo e guadagnerà dei punti fama e altri bonus. Lui ha deciso con il suo movimento di andare da qua a qua, entrando in questa specie di trappola che è stata messa prima grazie alle carte attivazione. Deve girare una carta di queste, che sono le carte contaminazione, e guardare non quello che c'è scritto qua sotto, ma solo i simboli qua sopra. In particolare quali simboli? Deve guardare i primi 3. Perché i primi 3? Perché nelle prime fasi la difficoltà di queste trappole, diciamo, è 3. Poi andando avanti aumenterà. Lui dovrà tirare un numero di dadi pari al suo valore di saggezza, che in questo caso è 5. Quindi tirerà 5 dadi e con questi 5 dadi dovrà fare i primi 3 simboli che ci sono qua. No, ma è difficilissimo. È molto difficile, prego. Perché sì, uno scudo! Allora, uno scudo c'è.
e una spada c'è. Però gli serve un altro scudo. Non hai un altro scudo, però hai delle carte in mano? No. Allora niente, sei fregato. Se avesse avuto delle carte in mano, avrebbe potuto usarle per modificare il risultato di alcuni dadi che aveva tirato. In questo caso lui non ha più carte in mano, quindi non lo può fare. Il suo risultato è questo e quindi ha fallito la prova. Gira questo qua e attiva l'effetto negativo scritto qua dietro. Perde un punto vita. Quindi e tre. Attenzione, entra in città. Visto che ho 2 di gloria. Hai 2 di fama. Allora, quando si entra in città e si ha almeno un punto fama, lui può dichiarare il controllo, i favori di questa città. Mette il suo segnalino qua sopra e dopodiché prende, per l'appunto è andato proprio nella città del suo colore, ma è un puro caso, quindi prende il suo segnalino e lo mette sulla città verde dove ha il numero di punti fama giornalieri che ha, perché i punti fama giornalieri si azzerano poi, ma questi punti no. Quindi lui adesso ha questa città con 2 punti fama e perciò ne ha il controllo. Se io poi andassi lì, supponiamo 27 punti fama, no, o tipo 6 punti fama, posso prendergli il controllo. Ma anche 3 punti fama. Anche 2 punti fama. Anche se ne avessi 2, pari o superiore, potrei prendere il controllo di quella città. Ottenendo la città, uno ottiene anche la possibilità, quando va in città, di attivare determinate azioni scritte su quella carta. Io decido di entrare nel portale, perché entrare nel portale è un'azione, mi trasporto automaticamente qua, ma pesco una di queste carte che mi potrebbe dare dei malus. Ora siamo alla fine della notte e alla fine della notte peraltro il giocatore che è più in alto nella fama guadagna anche dei bonus, cioè può girare delle carte e ottenere dei bonus da questi. Poi la fama giornaliera si azzera e si passa al round successivo. E questa era solo un'infarinatura di quello che può esserci nel gioco, perché di cose ce ne sono così tante che in questo video inevitabilmente non potrò spiegarvi tutto, ma non potrò neanche mostrarvi tutto, per alcuni mazzi forse non li vedremo neanche, perché non lo so, ad esempio il teletrasporto, cose, sono tutte regole da imparare che mi piacerebbe potervi mostrare in azione, ma appunto richiederebbe un video così lungo che poi magari sarebbe anche difficile da seguire. Ribadisco, non è l'intento di questo video. Abbiamo visto quindi come il gioco si svolga nel corso di 9 fasi e in ciascuna di queste fasi i nostri eroi si attiveranno, però ci saranno anche delle creature a giro per la mappa, mai più di 3 creature contemporaneamente, che attaccheranno attaccheranno i vostri eroi, diciamo che tramite un sacchettino casuale stabiliranno dove andare, quindi se attaccare gli eroi, se attaccare le città. Continuate così turno dopo turno cercando di contrastare i nemici, probabilmente morendo, e ogni volta che uno muore non è che finisce la partita, ma si rigenera dalla sua zona di spawn, dove peraltro in alcuni casi potrà attivare anche determinate abilità speciali. E poi il vostro obiettivo, quindi, quale sarà? Il vostro obiettivo è sì quello di portare a termine le varie quest, ma le quest, diciamo, non è che non necessariamente sono semplici, dipende un po' dalla fortuna che avete, però diciamo sono cose semplici, raggiungete quella determinata zona e poi seguite il flusso degli eventi. Ma l'obiettivo finale è quello di guadagnare dei punti fama e migliorare così il proprio personaggio, la propria reputazione presso le città, così da avere sempre più azione ed arrivare ad uno dei 4 finali disponibili. E ogni giocatore, a seconda della sua tattica o semplicemente a seconda della partita, potrà cercare di raggiungere uno di questi 4, di cui 3 in realtà sono pseudo positivi, cioè uno vuol dire arrivate alla fine dei 9 round e se alla fine di questi 9 round si guarda semplicemente chi ha preso più punti, come un gioco da tavolo classico, ma la partita potrebbe finire prematuramente per 1000 motivi. Potreste perdere perché il male ha riempito tutto il mondo di tenebre, oppure potreste vincere in altri modi. Un modo per vincere ad esempio è quello di salvare la sacerdotessa, andare e combattere questa sacerdotessa impossessata dal male per poter salvare il mondo. Un altro modo è quello di cercare di risvegliare nuovamente lo spirito di Eon, che a questo punto riuscirà a dissolvere per sempre le tenebre, e in questo caso non è un combattimento ma un tipo di prova che poi vedremo più avanti. Oppure infine c'è anche un altro modo molto bello di vincere: se avete un determinato tipo di carta in mano e eliminate il tipo più forte di nemico, quel nemico potrebbe prendere il controllo di voi, quindi il male si impossessa di voi, e a quel punto il vostro obiettivo non sarà quello di salvare il mondo ma di distruggerlo. Se ce la fate, avrete vinto la partita. Siamo arrivati ad un combattimento, volevamo farvi vedere un po' come funziona. Durante la fase di notte questo mostro si è mosso
verso Philos. Oddio! Che adesso deve combattere. E com'è che si muovono i mostri? Ora non l'abbiamo detto. Si pesca da quel sacchettino. Abbiamo pescato questo. Visto Massi palesemente lì in un'acqua. Abbiamo pescato questo, che indica che il mostro si muove verso questo eroe. In questo caso quindi si è mosso verso Philos. Il mostro attacca dalla casella adiacente. E come funziona il combattimento? Innanzitutto, per ogni mostro che c'è bisogna pescare una di queste carte, che è la carta statistica, che indica proprio le caratteristiche del mostro. In questo caso è un mostro di questo di secondo livello e ha 4 di attacco e 3 di punti vita. Come? Sì. No, aspetta. Philos di attacco, perché bisogna guardare il suo attacco melee. Quanto ha in melee? 5. 5. Hai 5 di attacco, perciò devi fare, te tiri 5 dadi, la bestia, la belva feroce, tira 4 dadi. Li però prima di tirare, te volendo puoi usare se hai delle magie. Allora, no, non ho magia, ma ho la mia abilità. Ok. La mia abilità dice che tiro un dado in meno, però ho 2 spade. Ok. Forte. Quindi faccio con 2 danni. Hai già 2 danni possibili, bisogna vedere che cosa fa il mostro. Perché Yaki tira per il mostro. Attenzione. Catroia. No, in realtà... È notte, vero? È notte. Manuale. Adesso spiego i risultati. Prego. Questi sono i risultati di Philos, che sono veramente brutti, però, ti posso dire. Sì, abbastanza... Le spade sono degli attacchi andati a segno. Questi sono anche degli attacchi andati a segno, quindi Philos ha fatto 3 risultati. Più 2 miei. Più 2 normali, quindi lui ha 5 risultati andati a segno. Nel culo! Questi risultati qua sarebbero degli attacchi andati a segno se fossimo nella fase di giorno. Visto che la creatura che è attaccata, quindi siamo nella fase di notte, non svalgono questi come attacchi, varrebbero però... quest'altri, che ora non è venuto fuori, quindi non importa. Perciò Philos fa 5 attacchi, nessuno fa scudi, stranamente, perché fra questi ci sono anche ci gli scudi che parerebbero, sì, gli attacchi. Quindi Philos subisce 2. Aspetta, ho una armatura. Ok, rimuovo una segnalità. Sì. Per guadagnare 2 scudi. 2 scudi, quindi lui avrebbe fatto 2 attacchi. Fai 2 scudi, quindi te non subisci ferite. Pata un patewa! Però te hai fatto, grazie alla tua abilità, 5 risultati andati a segno. Perciò l'hai ucciso perché aveva 4 punti vita. E il che vuol dire che prendi le cose scritte qua sotto. Sei solamente merda. L'unica cosa che da sottolineare è che lui tra i risultati ha fatto anche la luna. La luna, quando si attiva... fa muovere questo segnalino su questo tracciato di una posizione per ogni luna uscita. È uscita una sola luna, quindi va avanti di uno. E si attiva l'abilità nello spazio che è stato raggiunto. Ora, vabbè, non vi spieghiamo tutte le abilità, ma insomma succede anche questo lottando. In ogni caso, ogni volta che si tira i dadi viene fuori una luna. Però è ucciso la creatura. Sono fortissimo, madonna santa stranzi! Allora, ho dichiarato di aver vinto la partita. Cosa? 1, 2... Uso un turno per entrare... La scusa. Ah no, è in questo accanto, scusa. Sì, vai, vai. Oh, ho calcolato tutto. Hai calcolato tutto. Uno. No, ne devi... Porca... 1, 2, uso un turno per entrare. Bene, sì, mi piace. Oh, ma cosa vuoi? Ok, perché in pratica, come questo forse non l'abbiamo fatto vedere, in questa zona centrale ci si può entrare o da qua o da qua. Vicino puoi entrare o qua, qua però dovresti combattere contro questo. Yaki penso faccia schifo a combattimento. Sì, io però... ho basato tutto su intelligenza. Invece lui avevamo... perché al massimo attualmente... Al massimo e ho anche le 3 reliquie. Perché le 3 reliquie? Perché servono per evocare il Baobab, avevo detto prima. Sì, giusto? Sì. Che è un tiro a 4 di difficoltà. Come l'abbiamo vista prima per le trappole, sì, insomma, quelle che abbiamo visto prima, devi girare una di quelle. Difficoltà 4, quindi devo fare questi 4 simboli. I primi 4 simboli, tirando quanti dadi? 7 dadi, perché è la sua saggezza. Quindi prego, tira 7 dadi. Cioè, se io passo questo tiro ho vinto? Se passi questo tiro hai vinto. Perché hai risvegliato lui, hai salvato tutta la terra, hai salvato tutti, hai salvato anche noi. Però te si verrà ricordato come quello che ha riattivato il potere del secolo. Allora, una luna c'è. Lo scudo c'è, la spada c'è. Il sole c'è! Il sole c'è! Naturale! E hai vinto! Sei brutto ciccione, te l'avevo detto! Il tiro ci è rimasto malissimo.
benissimo. Secondo me il mio omino è sparato. No, perché alla fine. No, allora. Ma non so passare tanti turni. Ti abbiamo rotto i coglioni. Perché se venivo io ti facevo un bucio di culo grosso in questa maniera. Perché non l'hai ucciso? Era da me. Ok, arrivati a questo punto penso si sia abbastanza compreso il mio parere sul gioco, il nostro parere a dire davvero di tutto al 4+, perché il gioco è piaciuto a tutti, sia a livello di ambientazione, sia a livello proprio di componenti, ma per forza, cioè apri il gioco e ti trovi di fronte a queste cose, sono bellissime. Però ci è piaciuto anche a livello di meccaniche, nonostante, in tutta sincerità, all'inizio avevo molta paura, mentre stavo leggendo il regolamento ero lì ad avere paura, e la prima partita è stata un po' pervasa da questa paura, perché mi succede ogni volta che ci sono giochi molto complessi, però una volta entrato nell'atmosfera di gioco ti senti quasi un ganso ad aver capito tutte le regole, ad averle portate avanti e magari aver vinto la partita, cosa che nel mio caso ancora non è successo. L'unica cosa che non vi ho detto e che ci tengo a dire è che il gioco è prodotto da una casa editrice italiana. La domanda che c'è sempre nei commenti è: ma ci sarà in italiano? Allora, il gioco, almeno su Kickstarter, sarà inizialmente solo in inglese. Poi, come sviluppi futuri, loro ovviamente mi hanno detto che sperano con tutto il cuore di poter fare una versione italiana, ma come potete immaginare, con così tanti componenti, il costo non è neanche banale, quindi dipenderà molto da come andrà la campagna, da come andrà il futuro del gioco. Quindi, se vi va di supportare questo progetto, io vi lascio il link del Kickstarter in descrizione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate da quello che avete visto. Io lo so che lo ripeto, ma mi sento in colpa a non avervi mostrato tutto del gioco, d'altra parte spero però di avervi fatto capire quello che può dare il gioco, perché mi interessava più che altro farvi entrare all'interno dell'ambientazione e delle meccaniche, ecco. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.